Tanto ti parlo, te che stai facendo la punta alla matita. Ok, vediamo un po' di linea qua. Dunque. Mi serve anche un disegno, tu vai pure lì. Questo è il disegno preparatorio che ho fatto del lato corto e del lato lungo. Quindi questo è il disegno preparatorio di questa parte qua, che mi serve solo di riferimento perché in realtà faccio molto poco. Allora, qua voglio fare un'apertura di questo tipo, potrebbe essere fatta così. C'è un taglio così, poi qua inizia la carta, vediamo di fargli una bella impostazione. Questa è la parte che mi interessa di più. Dunque, questo giriamo così e qua facciamo questa operazione qua. Poi qua gira il riccio in questa maniera e qui c'è quel pezzo là che già abbiamo visto, girato così, questo arriva qua alla nostra foglia. Due, tre, quindi questa è una sola foglia. Poi qua c'è una foglia così. Questo che si innesta così, questo è così, viene lungo qua, qui c'è il nostro riccio che fa così, e qui viene giù. Ok, ma questo io devo riuscire a intagliare questo. Fateci vedere, è bello questo qui perché qui si vede che non c'è niente e fai tutti i disegni, sì. Perché la matita si vede, si vede la matita. Certo. E poi lo fai a mano libera, non ricalcato. Certo. Quindi questo è un po' la traccia che ho per fare quello là. Ovviamente questo lato qui è più lungo, quindi l'ornato si stende, si allunga lievemente. Però così insomma. Anche di qua se fai vedere questa apertura qua viene un po' così e qui sotto c'è questa foglia che si chiude in questa maniera qua e qua come l'abbiamo intagliato prima, cioè ho intagliato prima, ci va questo.
Ok. Fine. Apri quel disegno lì, va. Questo? Sì, perché è fatto certo. Ecco. Che sarebbe così visto. Committente, esecutore, cineasta. Perché? Okay.